Signori, bentornati in un nuovo episodio di ARK. Allora, nell'episodio precedente abbiamo costruito la casa, preso la lontra, eccetera. Io in vostra assenza ho fatto diverse cose. Intanto mi scuso se l'episodio precedente lagga. Ho scoperto il motivo, è perché dovevo aggiornare la scheda video. Ed era un bordello. Io non vedevo il gioco che mi andava così, però nella registrazione laggavo. Adesso non dovrebbe più esserci questo problema. E in più ho fatto un bel po' di roba. Intanto sono morto lì perché c'è un terizinosauro. Adesso vi faccio vedere. Allora, intanto ho catturato questo figlio di puttana. L'ho preso. Poi vieni qua. Vieni qua. Cazzo, è diventato acquatico. Purtroppo questo qui dovrebbe essere in teoria il quarto episodio. Però il fatto che laggavano tutti, ho deciso di non postarli. Allora, ho modificato un pochino la casa. Come vedete, il legno è uguale, tranne che in paglia. Abbiamo fatto la fornace, il banco da lavoro, quindi abbiamo avuto accesso alle prime cose in ferro. Abbiamo fatto gli armadi per posare le cose, delle coltivazioni qui dove pianterò delle bacche nere per avere sempre scorte di narcotici. E in più abbiamo qua per mettere paglia e della merda e creare del fertilizzante. Qua abbiamo il nostro fallo di fiducia e adesso devo andare urgentemente su quel fascio a recuperarmi il loot. In più avevo detto nell'episodio precedente di prendere il parasauro, io in realtà ne ho presi tre, mi sono morto in pasto ai piragna, ne ho preso un altro ed è abbandonato da qualche parte qua sopra questa montagna. Vediamo se adesso riesco a raggiungere intanto il mio loot. Ecco, lì ce n'è un altro intanto, tra l'altro era livello 100 quello che avevo preso e mi è morto, porca puttana. Avevo 4 di lofosauri e mi sono morto pure. Questa è la mia vita. Fortunatamente quel figlio di puttana è lì, quello lì mi ha ucciso. Livello 4 ed è OP. Non so perché, ma è OP. Ci riprendiamo tutto. Godo. No, anzi, no, no. Ero venuto con la sella perché dovevo prendermi il parasauro, che è da qualche parte lì. Lì c'è un dilofosauro che vorrei prendermi. Ecco, tra l'altro ho messo la cosa che ti dice pure il danno. Guardate, 28, 4, 72 in testa. Guarda quanto male li ho fatto. Cagare. Certo, li mettiamo un po' di carne. Ok, mentre questo si addomestica, noi proviamo a passare furtivi. Se mi vede, è finita. Quel coso è un ottimo raccoglitore di risorse. Ottimo. Il problema è che OP. Il tuo parasauro livello 100. Via! Anzi, aspetta. È la nostra occasione. Il parasauro mi è appena morto. Il parasauro che era qui. Questo qui dovrei averne uno da qualche parte. Oh, questo lo posso prendere con la bimbacca. Attenzione, ho preso uno. Questo si addomestica mettendo quello che richiede lui. In questo caso la bimbacca, la bacca rossa. Mettete nell'ultimo slot, come potete vedere, e lo addomesticate. Questa roba qui sembra una merda, ma invece è abbastanza OP. Adesso, se riesco, vorrei prendere quel raptor. Ecco, il terzinosauro mi ha ucciso il dilofosauro che avevo lasciato. Partiamo benissimo in questo episodio. Guarda, vaffanculo. Era tipo verso di qui il mio... Eccolo dove era. Sono due. Creiamo altre due bole. Così, male che vada, li intrappoliamo entrambi. Tu devi starmi vicino perché nel peggiore dei casi salgo su di lui. Il problema è che sono due. Uno lo intrappolo tutti e due. Provo ad addomesticarne uno. Se l'altro si scioglie lo intrappolo di nuovo. In teoria il piano è questo. Madonna. Ho la sensazione che sono morto, raga. Nel peggiore dei casi li uccidiamo e beh, ciao. Vai! Vai! Vai, vabbè. No. Sì, ok. Calma. Non ce l'ho fatta a prendere il raptor. Fanculo. Oh, vaffanculo, questo è il livello 28. Po' di culo. Dai, non è male. Non è fortissimo, ma è pur sempre un raptor. Oddio, ma si è addomesticato così a caso. Peccato, mi piaceva sto raptor. Ok, livello 39, sei una merda. Ci mettiamo un punto sulla velocità, così eventualmente siamo nella merda, possiamo scappare. Allora, adesso che abbiamo Cicciuzzo, che gli aumentiamo onestamente il danno in un modo incredibile. Livello 93, dai, non è manco malvagio sta roba. Bene, adesso con il raptor scendiamo di nuovo verso la base, così facciamo il riepilogo della situazione. E dovremo cercare di eliminare sto terzinosauro, perché è troppo vicino alle mie zone. Questo qui mi potrebbe causare diversi problemi. Ah, lì c'è un parasauro. Speriamo che è di livello accettabile, così magari lo prendiamo. Oppure la sella già pronta per un parasauro, ma vediamo. Allora, intanto non abbiamo bolle, mi serve della pietra. Tu sei livello 20. No, vabbè, dai.
destra di un raptor leva 31 di danno. Però c'è da dire che il raptor è molto veloce a dare i colpi, no? È molto rapido a muoversi, è un animale da branco. Uno lo cavalchi e due te li porti dietro così di guardia. Secondo me è tipo la combinazione perfetta. Ma vabbè, per adesso non ci pensiamo, riandiamo a casa, vediamo di attrezzarci un po' meglio per andare a caccia. Guarda, quest'animale toglie 111 e ha un bonus di raccolta chitina pazzesco. Ha raccolto 78 chitina da una libellula, da una cazzo di libellula. Dovrei averne un altro qua in giro, ma non mi ricordo che cazzo l'ho posato. Oh, vai a capire. Oddio, un tech. Allora, tu aspetta qui. No, aspetta qui. Ah, fuck, culo. Mi serve della pietra per crearmi una bola. Che livello sei tu che un tech sarebbe comodo? 9. Allora, sai che ti dico? Questo lo uccidiamo. Guarda, 102 di danno a corpo. Lo uccidiamo perché, come potete vedere, ti dà dei rottami metallici, circuiti elettronici, tutti i materiali che poi più avanti andranno a servire. Però i rottami metallici possiamo metterli qua per creare del ferro, dell'ulteriore ferro. Pazienza, siamo stati sfortunati a livello di parasauro. Qua abbiamo la sella che la posiamo. Qua possiamo pure le varie risorse, ma che non abbiamo. Bene, una volta sistemato l'inventario, guardate quanta chitina abbiamo già. 381. Che non è male, la chitina è un materiale che sarà essenziale poi per creare selle e altra roba che può tornarci utile. E vediamo con 29 punti cosa possiamo fare, cosa ci può servire a noi. Allora, onestamente a noi... Ah, guardate questa qui. Questa qui è una sella per la rana. Ed è una mod, questa qui. Ed è una sella molto più figa per la rana. Come vedete le risorse sono di più, infatti è una mod che non è proprio sbroccatissima. Questa qui costa 0, la sbrocchiamo, non è proprio sbroccata come mod, infatti per quanto sia figa l'armatura, però le risorse ci vogliono anche. Allora, a questo punto potremmo fare intanto la sella per il raptor, perché abbiamo il raptor. Vediamo se possiamo pure craftarla, ma non penso. Ci manca qualcosa. Dove cazzo è la sella? Eccola qua. Ah, manca la fibra. Ma la fibra ce l'abbiamo depositata in qualche casa. Guarda, come non abbiamo fibra qui? Dove cazzo l'ho messa? Tutta qui? Guarda, 1000 di fibra. Qua ho fatto pure un punto per bere l'acqua e riempire eventualmente la nostra borraccia. E possiamo piazzare... Qua ci vuole un letto per respawnare a casa. Dobbiamo farci un letto adesso. Allora, il deposito di cibo, volendo, possiamo metterlo anche qua. Mettiamo il nostro deposito di cibo, ci mettiamo questo, ci mettiamo carne qua. Tanto noi andiamo di pesce. Eccole qua, ne abbiamo tra l'altro uno fecondato. Ma di fecondato di cosa? Ah, minchia, il parasauro. Aspetta, questo lo facciamo schiudere. Allora, per fare schiudere un uovo, perché ho messo la velocità che mi ero dimenticato. Cazzo, ci vuole qualche calore in più. Per creare un po' di calore possiamo sbloccarci queste torce. Vediamo se ne possiamo già craftare una, no? Beh, andiamo a raccogliere subito. Facciamo 3 torce di questo, mettiamo la sella al nostro raptor. Ah, mi è morta pure la lontra. Con quel figlio di puttana. Vabbè. È stato un episodio traumatico, in vostra assenza è esploso tutto. Perfetto, dammi tutto, la carne te la tieni. Tu, cavare che due non c'è colpa. Allora, a te ti devo dare solo le bacche. Sì, tieni questo, il resto me lo prendo io. Questi li mangio così... Ti svuoto l'inventario, ti aumento il peso. Questo qui per funzionare, però il conservatore ha bisogno di questa polvere pirica. Si ci mette questa polvere qui e inizierà a uscire del fumo. Quando è così, significa che sta funzionando. Qua invece possiamo creare altri due narcotici. Le bacche ce le abbiamo, manca proprio la carne marcia, capisci? Dobbiamo aspettare che questa qui marcisce. Qua potremmo creare, vediamo se abbiamo della pietra. Ecco, creiamo altra polvere pirica, così facciamo pure polvere da sparo. Perfetto, perfetto, stiamo crescendo. Allora, adesso che abbiamo craftato queste torce, ne mettiamo tipo una qui fino al falò. Con un po' di culo mettiamo un po' di legno. E adesso con un po' di culo accendendola dovrebbe schiudersi quest'uovo. Almeno abbiamo il parasauro. Perfetto, 55 secondi e si schiude l'uovo. Sì, ma che bello. Comunque, raga, la cosa degli slot è fantastica. Oppure ci sono spinosauro, un episodio tra umane. Purtroppo tutto questo qui voi non l'avete visto perché laggava. Non voglio caricarvi più episodi che si vedano come il primo. Una la potremmo metterla qui, mentre l'altra nell'altra estremità. Quanto sei piccolo e tenero. Ok, mentre lui cresce a vista d'occhio, dobbiamo metterci comunque delle bacche. Dove cazzo le ho messe le bacche? Qui? Mettiamo un po' di bacche, se no muore. Fermati qua, tieni la sella. Tra l'altro abbiamo fatto pure il nostro arco, abbiamo 50 frecce. E direi di andare un pochino a caccia, tipo quella tartaruga lì mi ispira. Potremmo andare volendo con il raptor, così lo testiamo. Guardate quanto è bello il raptor, raga. Questo non è un raptor fortissimo, però...
sempre un raptor, leva 32 colpi. Vediamo quanto leva questa mossa, 21. Purtroppo la tartaruga non serve un cazzo, se non l'utilità della tartaruga è quello di riuscire a cagare uova molto velocemente. Di solito è un animale per fare le uova e fare poi le crocchette per gli animali. Madonna, 7 ore dopo. Oh, ma mi sta ammazzando questa tartaruga, raga. Guarda, guarda, è un figlio di puttana. Guarda come mi muore la tartaruga. Sì, ho ucciso pure una libellula con la freccia. Robin Hood me la soffia. Allora mi sta morendo un raptor. Che raptor di merda che sei. Dai, non me lo uccidere. Calmati, placati, placati, placati. Questo dinosauro qui invece lo accarezziamo e dà un boost di esperienza a tutti gli animali nei dintorni. Non serve ad altro. Guarda qua quanti apriole, salti mortali che fa. Questo nel frattempo sta crescendo. Aspetto che cresce il parasauro, così possiamo metterci la sella. Nel frattempo con lui una leggera scorta di risorse qua nei dintorni, tipo fibra e roba così. Quanto caca quest'animale, assurdo. Purtroppo fa la caca quella piccola. Guarda qui quante risorse. Ci fulliamo proprio la vita. Mettiamo un po' di fibra, la mettiamo qui, mentre il resto possiamo posarla qui. Ok, ci creiamo una zattera. In teoria da qui dovrei passare, ma io per sicurezza la metterei lì al largo. Vabbè, dai, vado un attimo così in ricognizione. Vediamo cosa trovo. Abbiamo tanto l'arco. Aspetta che mi equipaggio le frecce. Allora, con le statistiche normale, tutto questo. Oh, minchia, c'è un altro raptor. No, ho usato la freccia. Attenzione, non ci capisco un cazzo. Mi stanno... Madonna. Dio, cazzo sta succedendo? Non ci ho capito cazzo. Cos'è? Si cerca la coda come i cani sto raptor? Che cazzo è? Oddio, placati. Buon uomo. Sarebbe bello, si può creare un falcetto che ti evita di prendere le bacche da queste cose. Prendi solo la fibra. E poi col tempo ce lo facciamo. Due, merda, due sono un problema. Si crea la stessa situazione di prima. Sarebbe bello uno allontanarlo dall'altro, ma è un casino. Il dilofosauro magari possiamo prenderlo. Non so che cazzo di livello è. L'abbiamo preso subito. Perfetto, mettiamo un po' di carro. Là, ma con quanta velocità. Dov'è il mio raptor? Il mio raptor è lì. Allora, andiamo con lui. Abbiamo pure qua lo scagnozzo dietro che ci insegue. Allora, questo mi serve. A prescindere dal suo livello, perché mi serve per farmare merda. Ecco, sei livello 8. Io ti prendo comunque. Ah, decorna. Ok, mica lo stavo uccidendo, raga. Lo stavo uccidendo, cazzo. Ok, poi vi faccio vedere pure come funziona sta roba. Allora, tu aspetta qua. Anzi, no, aspetta qua un cazzo. Andiamo a casa. Andiamo a casa, andiamo a casa. Un tricera. Oh, cazzo. Ok, uno è livello 8, lo possiamo fare. Non mi uccidere il fioma, non mi uccidere il fioma. Non mi uccidere il porco, figlio di puttana. Niente, ne dovevi proprio rompere il coglione. Dio, ma che livello è? Che forse lo prendiamo, livello 56. Dai, però devi... Mi muore così. Vabbè, dai, ma cagare. Pure per un attimo, raga, avevo letto che era a livello ancora più alto. Ok, se non ci sono mille bestemmie per tornare a casa, ci vediamo direttamente lì. Che arriva qualcosa. Ok, siamo arrivati a casa. Questo qui sicuramente verrà sbranato dai pirati. Minchia, l'ho appena detto, raga. L'ho detto. Vabbè, dai, fatti ammazzare, quello che ti dico. Non me ne frega niente, livello 23, sti cazzo. Cioè, ma tu guarda, un piragna, lui che non fa un cazzo, è solo grande e basta. Figlio di puttana, non so che livello sei. Livello 12. Qua ci muoio, ragazzi, muoio male. Il raptor non è abbastanza forte. Niente, ma porco. Fatto fuori uno. Che livello sei tu? Livello 4, perché sei così forte? Ti prego, Moscop, aiutami tu. Aiutami tu. Figlio di... Che cazzo, lascia stare il mio raptor. Mamma mia, raga. Proprio una merda sto raptor. Ma fa proprio cagare, raga. Ma non poco, eh. Ah, era penso il mio dilofosauro. Però dai, che due coglioni. Avevo l'uovo. E mi è morto così il mio parasauro. Dio mio, se sto gioco mi ha rotto il cazzo. Ma dobbiamo purtroppo aspettare la notte. Allora, ho raccolto un po' di risorse. E queste risorse le ho messe tipo qui. Grazie a queste risorse dovremmo riuscire a creare... Intanto io ho fatto la zattera, eccola qua, ho smontato la vela e adesso proveremo a creare un qualcosa di carino per viaggiare. Perché questa qua, fin quando poi non costruiremo l'altra casa, sarà la nostra casa provvisoria, no? Perché quando sbarcheremo dove stiamo per andare, poi non abbiamo più una casa. E noi vogliamo una casa. Cazzo, ne mancano due, ma veramente? Ah, che bello!
è un nuovo giorno. Porca puttana, quasi quasi mi dispiace, raga, abbandonare questa casa. Era così compatta, così bella. Perfetto, abbiamo fatto la base della zattera. Almeno, sarà un'impressione mia, però così mi piace di più. Perfetto, arrivato a questo punto io di solito faccio sempre una roba del genere. E non so perché, ma esteticamente mi... insomma, mi garba. E qua creiamo ovviamente dei balconcini tipo così. E qua l'intenzione è chiudere questa parte qua. Vediamo adesso come viene. Nel frattempo raccogliamo un altro pochino di legno. Vabbè, come vedete non è granché. Però abbiamo creato una sorta di barchetta, no? Perfetto, mettiamo i tre armadi così, dove metteremo tutte le nostre scorte, iniziando da materiali che li mettiamo in uno, poi cose, diciamo, mangiare, roba così, le mettiamo in un'altra. Quindi posso ufficialmente salutarvi in vostra... Io in questo momento mi sto dirigendo verso l'infinito e oltre. Allora, il nostro obiettivo è andare, vi faccio vedere, noi dobbiamo andare più o meno qui. Perfetto, verso il largo. Ed è qui che ci salutiamo, signori. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, bella mia.